Tottenham, Richarlison rivela: andrò da uno psicologo. L'avventura di Richarlison al Tottenham è stata finora costellata di problemi, contrasti e sfortune di vario genere, che hanno profondamente limato la consapevolezza del giocatore. Il brasiliano ha raccontato a O Globo il brutto periodo che ha vissuto nell'ultima stagione, e di quanto sia determinato nel ritrovarsi e lasciarsi tutto alle spalle. Ho vissuto un momento molto difficile negli ultimi 5 a 6 mesi, adesso però per fortuna va tutto bene. Le persone che erano interessate solamente ai miei soldi ora sono lontane, ed ora le cose iniziano davvero ad andare bene. Sono convinto che farò una buona stagione al Tottenham. Con queste parole l'ex Everton ha posto un punto di ripartenza per la sua carriera, senza dimenticare la nazionale brasiliana, che non ha mai perso fiducia in lui. «Penso che sarò ancora tra i convocati del Brasile, lavorerò per quello», ha dichiarato. Le partite giocate con la maglia del Brasile serviranno a restituirgli le certezze che per molto tempo aveva perso, e che saranno fondamentali per poterli rivedere nuovamente ai vertici della Premier League, come ai tempi dell'Everton. Richarlison ha affrontato i suoi fantasmi ed ora è pronto a tornare in pista. Lione, un italiano supera Gattuso nella corsa alla panchina. Sono giorni caldi in casa Lione, che dopo l'esonero di Laurent Blanc dovrà presto prendere una decisione definitiva su chi sarà il suo successore sulla panchina del club. Recentemente si è parlato molto della pista che porta a Gennaro Gattuso, ma a quanto pare l'ex Milan, Napoli e Valencia sarebbe stato superato dalla concorrenza di un altro tecnico azzurro. Secondo quanto riportato dalle fonti francesi, infatti, la prestigiosa società transalpina avrebbe deciso di puntare su Fabio Grosso per il prossimo futuro. Una scelta che arriva in un momento molto particolare e che nessuno avrebbe potuto ipotizzare, e che già nelle prossime ore potrebbe concretizzarsi. Dopo la trionfale avventura a Frosinone, per l'ex campione del mondo si apre una possibilità di grande valore in terra estera, in una piazza che sta vivendo un periodo non particolarmente felice. Polonia, Fernando Santos non è più il commissario tecnico, c'è l'ufficialità. Le 3 vittorie e le altrettante sconfitte in 6 partite non sono state sufficienti alla Federcalcio polacca per confermare la fiducia nel commissario tecnico Fernando Santos. Il CT era arrivato nel gennaio del 2023 alla guida della Polonia, ma il quarto posto nel gruppo e delle qualificazioni agli europei del 2024 e la metà delle gare, sotto la sua gestione, perse hanno spinto il presidente Cezary Kulesza a sollevare ufficialmente che dall'incarico l'allenatore portoghese. Ad annunciarlo la stessa federazione attraverso un comunicato pubblicato sui propri canali ufficiali. L'oro di Barcellona, Yamal è già il presente della Spagna. Con prepotenza e senza neanche il minimo preavviso per il calcio mondiale, il Barcellona ha sfornato l'ennesimo talento cristallino della propria storia, ovvero Lamine Yamal. L'esterno destro blaugrana ha stupito tutti, dagli addetti ai lavori ai tifosi dello sport più bello del mondo, per via delle sue qualità e la spensieratezza con cui è sceso sul terreno di gioco, tanto con la maglia del club catalano, quanto con la Spagna. Nonostante la personalità che ha dimostrato però, il nativo di Mataró ha soltanto 16 anni, un dato che rende ancora più entusiasmante quanto visto finora in questo inizio di stagione colmo di record il laterale offensivo spagnolo. Endrick Real Madrid, l'accusa shock, non ha quell'età. Un ex osservatore del Real Madrid, Manolo Romero, mette in dubbio l'età biologica di Endrick, il talento brasiliano classe 2006 del Palmeiras, acquistato dai Blancos per una cifra attorno ai 35-40 milioni di euro per la prossima stagione. Romero, ai microfoni di Cadena Ser,
ha detto la sua sull'età del calciatore, ricordando anche un caso simile, quello di Radamel Falcao. Cile. Grave infortunio per Vidal, l'ex Juve e Inter in ambulanza. Durante la partita di qualificazione ai mondiali del 2026 tra Cile e Colombia, a far notizia non è stata la prestazione delle due squadre, il match è infatti terminato con uno scialbo 0-0, quanto quello che è successo al centrocampista cileno Arturo Vidal. Everton ad un passo dalla cessione. L'acquisizione porrà fine al tumultuoso mandato del proprietario Farhad Moshiri, arrivato nel 2016, e questa sarà una gioia per i loro tifosi. La squadra di Sean Dyche si trova al 18° posto in campionato dopo aver raccolto solo un punto nelle prime 4 partite in questa stagione. L'Everton è allo sbando sia dentro che fuori dal campo, sfuggendo di poco alla retrocessione nelle ultime 2 stagioni. Il mese prossimo il club andrà davanti a una commissione indipendente per una presunta violazione delle regole del fair play finanziario, ma l'Everton ha negato di aver commesso illeciti e ha dichiarato di essere pronto a difendere con forza la propria posizione. Ufficiale. I Rangers Glasgow blindano il giovane Bailey Rice fino al 2026. Attraverso un comunicato ufficiale, i Rangers Glasgow pochi minuti fa hanno annunciato di aver blindato Bailey Rice. Il giovane classe 2006 ha firmato un nuovo contratto fino al 30 giugno 2026, allontanando così gli assalti di vari club. Retroscena Hazard. In estate il trequartista belga è stato vicino al ritorno in Premier League. Chiusa la sua deludente esperienza con il Real Madrid, Eden Hazard deve ancora capire come e soprattutto se proseguire la sua carriera. In estate, infatti, il belga ha dichiarato di pensare seriamente al ritiro dal calcio giocato ma, almeno per il momento, non ha dato notizie in tal senso. Un periodo in cui il trequartista ha ricevuto anche qualche offerta, tra cui una da un campionato che conosce bene come la Premier League. Come sottolineato da Give Me Sport, il Crystal Palace è stato uno dei club che ha mostrato maggiore interesse per Hazard. Un matrimonio che poi alla fine non si è concretizzato, soprattutto per la mancata cessione da parte delle Eagles di Ebereki Eze. Ben Yedder accusato di stupro, parla il DS del Monaco, focalizzato sul suo lavoro. Wissam Ben Yedder, nonostante sia stato incriminato il 10 agosto da un giudice istruttore del Tribunale di Nizza per stupro, tentato stupro e violenza sessuale, non sembra essere minimamente distratto da questa vicenda. Lo dimostra il suo rendimento in campo con il Monaco, con 4 gol nelle prime 4 gare di Ligue 1.